Buonasera, siamo in attesa dei risultati e quindi per adesso le valutazioni che facciamo sono valutazioni per forza di cose parziali. La prima considerazione che voglio e vogliamo rivolgere è un grande grazie, un ringraziamento ai milioni di elettori, di militanti che hanno confermato e dato la loro fiducia al Partito Democratico e alla coalizione che ha sostenuto Pierluigi Bersani. Grazie ai tanti milioni di italiani che consentono a questa coalizione di essere in testa al Senato e speriamo di essere in testa anche alla Camera dei Deputati. Il risultato è un risultato elettorale che dà un Senato senza maggioranza, in una situazione quindi al limite. Una situazione che il Paese non ha mai vissuto fino ad oggi. Rispetto a questa situazione, la parola responsabilità che noi abbiamo sempre usato e applicato è la parola che useremo anche questa volta. È evidente che chi vince alla Camera, e lo sapremo fra poco, e ripeto, siamo fiduciosi e speriamo di esserlo noi. Chi vince la Camera, comunque sia, chiunque sia, dovrà avere l'onere della responsabilità di fare le prime proposte, al Capo dello Stato. Il ritorno al voto immediato non pare oggi la prospettiva da perseguire e abbiamo fiducia nel fatto che il Presidente della Repubblica possa aiutare il sistema politico a trovare le soluzioni migliori in questo momento così complesso. Il risultato è un risultato che è figlio di tante considerazioni. Le faremo ovviamente al momento opportuno. Per adesso prendiamo atto del risultato che ci consente di essere, ripeto, in testa sia al Senato, e sembra ormai definitivo, e speriamo anche alla Camera. È evidente che il ragionamento che faremo sul risultato sarà un ragionamento a 360 gradi. In particolare legato ai due temi che ci paiono essere quelli sui quali una nostra riflessione interna sia più necessaria. Il primo è quello legato al tema della fatica sociale che il Paese sta vivendo, ha vissuto e il costo dell'austerità. Il costo dell'austerità che ha visto un elettorato chiaramente in ribellione rispetto a quanto in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni è avvenuto. Una ribellione che ha visto molti italiani seguire proposte anche molto demagogiche, penso soltanto alle ultime cose che Berlusconi ha detto sull'IMU, sulla restituzione dell'IMU con i soldi delle sue stesse aziende. Tutti temi che ovviamente è un tipo di campagna elettorale lontana anni luce da quella che noi abbiamo fatto e da quella che noi riteniamo utile per il Paese. E l'altro tema, oltre a questo, il tema della fatica sociale e dell'austerità rispetto al quale è necessario dare risposte, è sicuramente il tema della credibilità della politica, crollata per via di scandali, per via delle difficoltà che tutti abbiamo visto in questi anni, credibilità della politica che deve trovare quindi risposte molto forti anche da parte nostra. Le risposte date fino ad oggi non sono state sufficienti. E siccome il nostro è un grande partito popolare, lo ha dimostrato con le primarie, lo ha dimostrato con la partecipazione dei suoi militanti, noi vogliamo dare queste risposte e le vogliamo dare perché siamo convinti di essere più credibili di altri nel poterle dare. E quindi sarà una sfida che raccogliamo, la raccogliamo e saremo in questo efficaci e in grado di dare anche noi risposte che saranno risposte importanti per ridare credibilità alla politica. Abbiamo fatto una campagna elettorale basata sui concetti di serietà e di verità. Continuiamo a ritenere che la verità non è alternativa alla speranza. Non si può dare speranza raccontando balle. La speranza si basa sulla verità e siamo convinti che questo è il tratto distintivo di un grande partito, di una grande forza politica popolare quale si è dimostrato ed è il Partito Democratico. A questo punto, quando i risultati saranno chiari e definiti, diremo
diremo la nostra su tutti gli ultimi punti e ovviamente interverrà il nostro candidato Premier, il segretario Pierluigi Bersani, e da quel momento in poi agiremo passo passo. Ci sembra di poter dire che questa sia una crisi che sarà complessa da vivere e da gestire. Ed è una crisi rispetto alla quale bisogna mettere un passo dopo l'altro. L'idea di risolvere questa situazione saltando i gradini uno per volta potrebbe portare a fare dei capitomboli. E siccome di mezzo c'è l'Italia, noi vogliamo fare le cose fatte per bene e quindi un gradino per volta. Aggiungo e aggiungiamo che c'è una grande responsabilità per l'Europa anche, perché l'incredulità che da tutta Europa rimbalza qui nei confronti di quanto accade in un Senato italiano che sarà difficilmente governabile è una incredulità e una difficoltà che ovviamente ci interroga e rispetto alla quale abbiamo intenzione, ripeto, per quello che gli italiani ci hanno chiesto, assegnandoci il ruolo di prima coalizione, prima forza politica al Senato e, come noi ci auguriamo, la stessa cosa alla Camera, ci assumeremo le responsabilità che saranno necessarie. Io vi ringrazio, se ci sono domande sono pronto a rispondere, se non ci sono domande vi ringrazio. Grazie.